dopo 50 anni e più della morte di papà, non abbiamo avuto nessun processo. Io ormai confido nella giustizia divina, perché questa gente deve rendere conto a Dio. Io sono religiosa, deve rendere conto a Dio. Alle 10:55 alla questura di Palermo è arrivata una segnalazione. C'è stata una sparatoria in via dei Cipressi, ma nessuno pensava di trovare a mio padre e l'autista. Sono arrivati, forse l'autista è morto sul colpo, papà, credo che il dottore Giuliano avesse detto che è morto poi nel tragitto per andare in ospedale. Una dichiarazione resa alla Commissione parlamentare antimafia. Non c'è dubbio che la mafia naturalmente segue criteri economici. Una volta definito il latifondo, si è spostata dal contado alla città. La cosa che rendeva di più era l'edilizia e si è perso inserita nel settore edilizio. Ecco questo collegato al sacco che c'è stato a Palermo. Sulla base di concordanti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, la pista investigativa più accreditata fu quella della cosca mafiosa di Corleone, capeggiata da Luciano Liggio, perché hanno voluto vendicarsi delle azioni giudiziarie intraprese dal procuratore Scaglione, sia quando era pubblico ministero sia quando era procuratore della Repubblica. Questa uccisione di un alto magistrato, che prima non c'era mai stata, ha portato molto allarme sociale. La mafia, mutuando le strategie proprio terroristiche, aveva deciso di portare l'attacco criminale al cuore dello Stato. Il contesto del delitto è stato ricostruito dagli organi di polizia ed altro. Malgrado che cosa? Notizie false e depistaggi. Teoremi, voci distorte che sono il risultato della tattica denigratrice della mafia. Lo abbiamo ammazzato. Stava andando al cimitero a trovare la moglie e ci spararono. Tum tum. Rimane il sacrificio di un uomo che immolò la propria vita per adempiere al proprio dovere, che pagò per la serietà del proprio lavoro. Ed è per questo che incombe su tutti l'obbligo di ricordarlo, di rispettarlo, di serbare memoria del fatto che contro Cosa Nostra serve l'intransigenza, costi quel che costi. Questo giudizio del dottore Tescaroli non va solo per papà mio. Va per tutti i magistrati che sono morti seguendo il loro ideale. Era un uomo spettacolare, splendido, che ha dedicato la sua vita alla giustizia e al culto della famiglia. Era affezionatissimo con tutti noi, ci seguiva sempre dal punto di vista scolastico e partecipava alla vita nostra. Rigorosissimo in udienza, ma poi era una persona piacevole, amava conversare. La memoria è un dovere in realtà per tutti i cittadini e l'onestà e il sacrificio dei caduti per mano mafiosa deve essere un modello per le giovani generazioni. Ecco perché dobbiamo lavorare sulle giovani generazioni. Andare nelle scuole, parlare. La memoria, secondo me, non deve essere uccisa dal tempo. Io lo dico sempre ogni volta che faccio un intervento. Non deve essere uccisa dal tempo e rispetto per i morti ai quali è doveroso rendere giustizia. E diventa anche impegno sociale, nonché mutamento culturale per costruire e responsabilità per costruire un percorso di giustizia e di democrazia
è l'affermazione dei principi costituzionali, che sono quali? Giustizia, uguaglianza e solidarietà.